siamo nel punto più alto di tutta la 24, siamo nell'area del valico di Monte San Rocco. Qui la quota è di 1100 metri sul livello del mare. Pensate che questo è il secondo valico più alto di tutta la rete autostradale italiana. Solamente quello di Vipiteno, con i suoi 1400 metri, lo batte. In questo cantiere si sta lavorando da mesi per trasformare un grande viadotto tradizionale da statico in antisismico. Le pile sono già state rinforzate esternamente. Adesso si sta procedendo col potenziare le spalle del viadotto. Qui stiamo demolendo la carreggiata sinistra del viadotto Sant'Onofrio. Ci troviamo adesso sulla sommità della pila numero 1. È stata demolita la soletta, cioè la parte superiore dove passano le auto, e sono state rimosse le travi. Il lavoro che si sta facendo è imponente. Ci vorranno circa 6 mesi per portarlo a termine. Queste sono 2 travi appena rimosse dal viadotto Sant'Onofrio. Ognuna di queste trave pesa circa 75 tonnellate. Verranno sostituite da 9 travi in acciaio Corten in grado di resistere al terremoto. Ci troviamo a 15 km dall'Aquila, quindi la zona è fortemente sismica. L'impalcato realizzato in acciaio con delle strutture più leggere reagirà meglio all'azione sismica e verrà dotato di dispositivi di dissipazione sismica posizionati sotto le travi e permetteranno di assorbire l'energia trasmessa dal terremoto. Le spalle dei viadotti giocheranno un ruolo decisivo nel processo che porta queste strutture a diventare antisismiche. È necessario per questo rafforzare la parte alta delle spalle originarie, aumentarne la loro superficie e profondità, così da poter assecondare e smorzare i movimenti del viadotto, che saranno molto più accentuati una volta che il nuovo impalcato con i dissuasori verrà investito da un'onda sismica. Per questo si procede a una demolizione parziale delle vecchie spalle, che verranno poi ricostruite e maggiorate. Questi sono i giunti trasversali, ovvero la parte dove si incontrano le 2 campate dell'autostrada. Nel viadotto di nuova generazione, che prenderà il posto di questo, i giunti non ci saranno più. A fine lavori le 2 carreggiate invece risulteranno collegate sia longitudinalmente che trasversalmente. Questo, oltre a evitare rischi di martellamento tra le 2 strutture adiacenti, migliora il comportamento strutturale complessivo dell'opera, migliora anche il comfort di chi percorre l'autostrada, che non avrà più questi giunti, e migliora anche la durabilità dell'opera, perché questi giunti sono comunque delle vie preferenziali d'accesso per l'acqua e per gli agenti aggressivi per la struttura. Quella che vi abbiamo raccontato è solo la fase dello smontaggio del vecchio viadotto. Terminati questi lavori, inizierà la costruzione del nuovo viadotto Sant'Onofrio. Ve la racconteremo passo dopo passo.